professor Lorenzo, parole molto molto sagge, molto sagge. Abbiamo detto il tema della trasparenza, dell'apertura, interpretiamo anche l'apertura di quello che facciamo, l'apertura delle nostre informazioni ambientali, e per questo motivo abbiamo tenuto ad avere anche una testimonianza, se vogliamo, tecnica in un certo senso, il direttore dell'ARPA, Giancarlo Marchetti, che invito a aggiungervi. Grazie. Il tema trasparenza è stato l'oggetto dell'articolo che ho letto, anche perché il progetto di trasparenza è anche un progetto che è nato da poco nella pubblica amministrazione, che anche proprio di acquistare un po' di credibilità e fiducia da parte dei cittadini, insomma, in base a due norme, trasparenza, responsabilità, è sempre più presente su quelle che sono le prestazioni, i propri atti, insomma, sui siti. Si apre sempre per tutto. Per noi dell'agenzia il concetto di trasparenza è un concetto duplice, diciamo, da una parte appunto quello dell'amministrazione, ma anche quello di poter il più possibile divulgare quelle sono state accettate, che è il nostro punto principale, produrre da noi. Siamo riconosciuti dalla legge come soggetti che devono essere, diciamo, il soggetto autorevole che deve divulgare i dati ufficiali di messaggio. Per cui io sono un grande promotore, insomma, di questo. C'è anche il problema poi, insomma, anche perché sono convinto che più si sia trasparente in campo ambientale e più si eliminano i conflitti sociali, soprattutto in territori complessi come quello di Falconara. Perché qui sì, siamo nella raffineria, ma Falconara ha anche tante aziende, insomma, rilevanza e impatto ambientale. Per cui la possibilità sulle strutture complesse essere più trasparenti possibile, insomma, è un bene e una sicurezza anche per i cittadini che chiedono trasparenza, chiedono informazione. Per questo noi abbiamo per queste strutture complesse, diciamo così, territori complessi, vanno fatte azioni conoscitive di più dettagli, perché più si conosce e più si può rispondere a quelli che sono, diciamo, gli aspetti che interessano i cittadini. Su questo la nostra azione sta migliorando un po' tutto l'aspetto, diciamo, dell'informazione ambientale. Abbiamo fatto in collaborazione con ADI, su sollecitazione del sindaco, in accordo con la regione del Marche, abbiamo fatto un progetto di trasparenza anche per i cittadini. Adesso noi qui interveniamo, qua, non siamo il soggetto titolare dei controlli ambientali che si nell'area falconara, perché lo è l'ISPRA, perché è il soggetto che è il controllore, insomma, l'ISPRA, noi siamo a supporto. Interveniamo quando attualmente ci chiama il sindaco attraverso i vigili urbani, ovviamente, che fanno alcune verifiche di quelli che sono attorno alle segnalazioni cittadini, e poi noi interveniamo. Molto spesso facciamo un giro per fineria e molto spesso non troviamo nulla di anormale, anche perché da quando parto le segnalazioni cittadine a quando noi siamo attivati passano anche delle mezz'ore o delle. Allora abbiamo pensato di rimuovere questo tema. Come? Abbiamo creato un'app che è scaricabile, attualmente erano scaricate circa 220 persone a Falconara, in cui il cittadino, in caso di attivatore, può segnalare attraverso georeferenziando la sua segnalazione, può segnalare l'intensità dell'odore, il tipo di odore che sente, sulla base, diciamo, di selezionato, procedure, zolfo, bruciato, fondi, eccetera, eccetera, eventuali malesseri in quei sviluppi che si provoca e altre note che in questo modo, mandando questa segnalazione circa 30-40 secondi, viene acquisita da una certa fanomagra. Dopo un tot numero di segnalazioni previsto dal progetto, che scatteranno automaticamente dei campionatori, non sono dei veri e propri cittadini, sono dei campionatori
che possono verificare quella che è in quel momento specifico, per quando c'è la segnalazione, una segnalazione avviene in quel momento, e quali sono le sostanze chimiche che in qualche modo afferiscono a quelle sostanze, a quelle sensazioni. Per cui arriva la segnalazione e dopo uno sa quello che c'è in mano. Questo è anche noi un modo, siccome tutto è trasparente, tutte queste segnalazioni sono registrate su un sito che qui visita, è anche un modo, a mio avviso, di far comunicare la raffineria, in questo caso, ma le aziende del territorio, che sono 7-8, diciamo, che hanno di fatto aziendale, verificare quali possono essere i processi che in qualche modo favoriscono la presenza di cattivo odore, per cui si sa a quella percezione cittadino che cosa sto facendo come azienda, quale processo produttivo come azienda sto portando avanti che può creare questo insomma cattivo odore. È il classico esempio di senza ansia, che fa di modo in questo diciamo, periodo, anche perché noi non ce la facciamo a fare tutti i controlli possibili per tutte le aziende, e per cui, come dire, è un supporto che i cittadini danno in qualche modo più forte. È il primo esempio in Italia, dove c'era qualcuno, ce lo stanno copiando sia Pusato, la fineria, a livello di noi. Ringrazio Rabi perché, come dire, si è resa disponibile su ordine, abbiamo ordinato un consiglio, quello di rendersi disponibile. Peraltro un'altra azione di trasparenza, lo ricordavo prima con gli altri, è quella di mettere sul sito e sul telefonino i dati delle emissioni che l'API emette con gli SNEC, con i misuratori automatici, con i sistemi di misura delle emissioni. L'abbiamo chiesto anche ad altre aziende che hanno questi sistemi nella regione Marche. C'è un po' di resistenza da parte di Confindustria, direi, aziende, ma cercheremo di superare questo appunto anche come dire, con aziende che accetteranno di farlo volontariamente, perché siamo appunto convinti che più uno mette i dati a disposizione e meno conquista per tali, diciamo. Questo è il nostro. Grazie.